Aspettati che di creepy. Oddio, cazzo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 11° episodio della Crazy Locca Pokémon Nero 2. Nello scorso episodio, signori miei, abbiamo purtroppo perso Pansage che era prossimo all'evoluzione. Ma se siete rimasti connessi e sintonizzati fino all'ultimo secondo dello scorso video della Crazy Locca, avrete notato che il sostituto è lui, il ritorno del mitico Stunfisk, che qua ho rinominato Cynthia, penso che si pronunci così. Rinominato così perché non penso ci sia bisogno di spiegarlo, ma nel caso lo faccio. È appunto, diciamo, apparso nella Crazy Lock di Nero 2 nell'ultimo episodio, nel quale abbiamo affrontato proprio Cynthia, che poi è Camilla nella traduzione italiana, ma in inglese si chiama Cynthia o qualcosa del genere, insomma. E nulla, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a rispondere alla domanda del giorno. Fate tutto quello che dovete fare, mi raccomando, supportate sempre questa serie. E ora in teoria noi dovremmo battere Rafan, ma prima, se non sbaglio, c'è da fare questa cosa. Ecco il grande Ross. Di qua. Ok, perfetto, questa qua è la storia del Team Plasma, ragazzi, che si è divisa, molto, una storia molto bella secondo me per quanto riguarda Nero e Bianco 2. Ah, dunque, ti interessa la storia del Team Plasma? Forse ascoltare la storia raccontata dagli stessi protagonisti ti aiuterà a capire meglio. In genere i visitatori sono sempre i benvenuti, ma prima di accoglierti vorrei mettere alla prova il tuo talento di allenatore. Questa cosa qua ad esempio non me la ricordavo, raga. Ok, penso di dover affrontare questo saggio. Parte sfida di un altro artigiano, raga, si sta diffondendo la moda ad Unima. Comunque, signori miei, oggi parte ancora la non sclero challenge, perché non devo sclerare, c'ho gente in casa. Cioè, più che altro è domenica, quindi è domenica quasi sera. E quindi vorrei evitare di, diciamo, costringere i miei a chiamare la protezione civile. Gli ho fatto tanto, comunque, mi dicono dalla regia. Comunque, non so se penso che l'abbiate notato, ma Stunfisk è di tipo lotta e questo è il suo moveset, che è abbastanza cancro. Ma dettagli, caduta massi. L'ho preso, è super efficace? Miracolo divino? Stunfisk, eroe indiscusso? Sì! Mi devo abituare a chiamarlo Cynthia. Ah? Mi hai dato davvero così tanti punti esperienza, Clefable? Tu sì che sei un uomo caritatevole. Mi sono inceppato. Caduta massi, di nuovo. Questo era un critical. Ottimo. Comunque adesso vi faccio vedere anche le statistiche di questo Stunfisk, Cynthia. Che ovviamente l'ho chiamato Cynthia perché è anche femmina, quindi ci sta alla fine. No, ascolta, cioè... No, figliolo. Se continui a fare affilatore... Sono stato chiaro. Ok. Devastato il saggio, perfetto. Perdonami se ho dovuto metterti alla prova. Noi ex seguaci del Team Plasma non possiamo permetterci il lusso di agire con leggerezza. Ma se ci sono gli ex seguaci, ci sono anche i full art seguaci. Perché, cioè, altrimenti non si capisce sta cosa. Volete per caso che mi impicchi? Scrivete nei commenti se volete che Creepy Stories... Decidete voi di che morte devo morire nei commenti, mi raccomando, Lascia che mi presenti di nuovo... Ah no, è questo qua, lascia che mi presenti di nuovo, il mio nome è Ross. Siete anche voi membri del Team... No, siete anche voi membri del Team Plasma, non è vero? Non vedo che differenza ci sia tra voi e quei maledetti ladri di Pokémon. E aspetta, fallo parlare! Per essere più precisi, noi siamo ex seguaci del Team Plasma. Adesso ci prendiamo cura dei Pokémon che sono stati separati dai loro allenatori. In questo modo vogliamo espiare le colpe di cui ci siamo macchiati 2 anni or sono. E tu invece come ti chiami? Io sono Rocket. Rocket di Alisopoli. 5 anni fa voi del Team Plasma avete rubato il Pokémon della mia sorellina. È tutta colpa vostra se questi Pokémon non hanno più il loro allenatore. Siete stati voi a portarli via. Mi dispiace davvero per il Pokémon di tua sorella. Ti chiedo scusa. Non me ne faccio niente delle tue scuse. Pensi di cavartela così? Dov'è il Pokémon di mia sorella, eh? Purloan, dov'è il suo Purloan? Il Pokémon di cui parli non è qui. Probabilmente è ancora prigioniero del Team Plasma. Lo so bene che scusarsi non risolve nulla. Ma per cambiare e andare avanti bisogna innanzitutto riconoscere le proprie colpe e chiedere scusa. Basta adesso. Le tue scuse non restituiranno il Pokémon a mia sorella. Creepy, io vado alla palestra. Sì, arrivo anch'io, caro mio. Arrivo anch'io, Rocket. Tra l'altro scontro tra artigiani, mica qua concorrenza, Libecciopoli, raga.
Sì, ma non ho posti in squadra. Infatti, raga, non lo prendo perché tanto non essendo randomizzato non lo utilizzerei. Non ricordo se qua mi davano tipo degli strumenti interessanti o no, però mi ricordo che questo qua parlava troppo. Ok. Tanto questa, la storia di N alla fin fine la conosciamo tutti, raga. Abbiamo visto la Nuzlocke a Nero 2, quindi non starò qua a fare troppa... diciamo troppo melodramma per la storia di N. Insomma, la sappiamo tutti. N è stato trovato in un bosco circondato da Pokémon. Gekis l'ha preso e l'ha... no, scusa, con te non ci parlo. Gekis l'ha preso e l'ha circondato di Pokémon malati e sofferenti a causa dei loro allenatori per allevarlo in modo tale da renderlo l'eroe del Team Plasma. Solo che N è sempre stato trollato, perché l'obiettivo di Gekis in fin dei conti non era appunto la liberazione dei Pokémon e tutti quei bellissimi ideali che aveva, ma era semplicemente la dominazione del mondo stesso. Comunque, ora in teoria dovrebbe esserci la battaglia in palestra. Tu non mi romperai le balle, vero? Sei qui per la sfida in palestra? Benissimo, sono... Rafa è un osso duro. Lo so. Sì, Pokémon di tipo terra, tutti dal primo all'ultimo. Ok, qui la palestra è cambiata o è rimasta la stessa? Sta musichetta? Da dove sta musichetta? Oddio, è bellissima, raga. Sì, la palestra è cambiata, fra parentesi. E io non me la ricordo assolutamente, però. Ok, acqua fresca. Immagino già i meme. Ok, perfetto, dai, va bene. Sì, non mi importa, non mi importa. Tanto non ce li hai Pokémon di tipo erba e terra, scusatemi. Ok. Sta roba, cosa mi deve rappresentare? Ciao, amore. Ciao, è stato bello. Sì, infatti, sei bellissimo. Scavando crede... Ah no, scavano credendo nel loro fiuto e lottano con la vittoria in mente. Sono fiero dei miei Pokémon. Non ho capito perché dovrebbero scavare con... Sì, poi questo qua, raga, proprio scavatore professionista, Livello 31 è un livello fottutamente altissimo. Allora, New 3DS XL, vediamo un po' cosa sai fare. E mazzo legno cattivo, proprio... Cioè, davvero? Davvero ho questa sfiga? Me lo state dicendo così? Senza nessun ritegno? Vabbè, roccia tomba. Non ti faccio niente, ok, ho capito, switcho. Switcho... Cosa fa? Ah, ok, giustamente vendetta. Allora, fermi. Proviamo ad andare trottola. Vai tu, caro mio, trottola, mamma mia. Anche tu sei veramente di un'ignoranza apocalittica. Idropompa. No, non è... A parte, mica è vero, cioè, tipo, ho usato idropompa senza pensare che aveva... Quello era abisso? Cazzo. Cioè, forse ho letto male, Ma mi sembrava decisamente abisso. Io nel frattempo, raga, sto... Cioè... Andando a muzzo, perché non me la... Sapete che cosa vuol dire che questa palestra qua non me la ricordavo per nulla? Ma proprio che ne avevo rimosso il cambiamento. Ok, questo luogo qua... Perché non mi si muove più il personaggio? Mannaggia la ROM! Ok, perfetto, ci siamo capiti. Elevati cursore, sempre in mezzo alle balle, raga, io non ho parole. Hashtag free cursore. Cosa ho fatto? Ah, pure! Cioè, si può pure tornare di sopra, interessante. Non penso che si arrivi già al capo palestra, mi sembra troppo assurdo, sinceramente. Comunque affrontiamo quest'altro operaio, vediamo un po' che cosa ci serva. Il nostro cristiano, probabilmente saranno dei Pokémon legati alla religione, come Zorua, risaputamente collegato al culto divino di merda. Raga, se manda in campo tipo merda rido, tantissimo. Mazzuo legno, tu morirai. Perfetto, vedete che anche i Pokémon degli altri, sono un allenatore talmente bravo che anche i Pokémon degli altri ubbidiscono i miei ordini. Te la insegno pure due volte sta mossa. Via. Allora, no. Allora, io adesso però vorrei fare una cosa, raga. Siccome non voglio sprecare iperpozioni, oddio, Simisseri ritorna pure lui. Stanno tornando tutti i Pokémon della scorsa Crazylocke. Mi faccio un bel comando cura, così mi curo. E poi lo switcho, così evito di sprecare pozioni a caso. Vero che mi dai tutta la vita, giusto? Sì, perfetto, tu stai fermo, calmamente. Ok, perfetto, vedete che raga, le tattiche di creepy...
Oddio, No, fermati. Fermatelo. Io me la gioco qua. Me la devo giocare qua, raga, perché questo qua si comincia ad attaccare e finisce male. No. Porca. Ok, buttalo giù. Buttalo. No, trottola, ti prego. Non lo so, provo picchiatu. No. Fermo. Ok, fermo, calma. Sì, è super efficace. Sì, va giù, ok. Va giù, sì. Dio mio, la paura. La paura, raga. Minchia. Giraci. Vabbè, ci sta. Fermi, allora. Per girarci devo per forza mandare un altro leggendario per contrastarlo. Raga, quello lì avrebbe potuto swipparmi il team se solo avesse voluto. Meno male che non l'ha fatto. Meno male che non l'ha fatto davvero, perché altrimenti sarebbe finita male. E con male intendo con tante bestemmie. Cos'è? Psicobotto? Non ho letto. Sarò sincero, non ho letto. Questo era super efficace e morto. Perfetto. Punti esperienza dati da Jirachi. Ah. Jirachi, hashtag Jirachi pazzo. Ok, ragazzi, scusate il taglio, ma ho avuto un piccolo contrattempo. E con piccolo contrattempo intendo che hanno suonato al citofono. Quindi nulla, rieccomi qua. E boh, sto transumando come una pecora nelle Marche. Non so cosa devo fare, sto andando totalmente a caso. Comunque, ora, se non ricordo male, quella roba rosa dalla quale siamo appena passati, a rigor di logica, dovrebbe essere la piattaforma del capo palestra. Il problema è che è sopraelevata. Qui. Ciao figliolo, come va? No, dicevo, quindi essendo sopraelevata, in teoria noi dovremmo raggiungere con le piattaforme ascensore quell'altezza. E il problema è che non so come. In ogni caso, sì, ho curato un attimino la squadra, ho messo davanti la pippa che fa comando urto. E spero che Levito Roccia, questo pensa di essere in competitive anche lui. Comando urto e ti prego vai giù. Però, pensavo peggio sinceramente, dovrei iniziarmi a fidare di più di sto Pokémon. Ok, mi ha tolto 4 PS e non è per sminuire, sono proprio 4 PS. E no, nulla, ti faccio un altro comando urto, idrocannone. Non farai male, vero? Urco Giuda, meno male che non era molto efficace. Perché se era super efficace schiattava probabilmente, a giudicare dal danno. Comunque, eliminato anche questo cincino. Livello 32 per la pippa, che vuole imparare la mossa più inutile del globo. Perfetto. Neanche se mi puntano una pistola alla tempia, manchi. Cioè, praticamente è l'uomo chiave. Cioè, perché manchi, quindi uomo chiave. No, è giusto. Tra l'altro, ci ho pensato adesso, no? Cioè, il fatto che si chiami Mankey in inglese è tipo la chiave dell'uomo. Quindi, cioè, scimmia potrebbe voler dire ciò che c'era prima dell'uomo. Tipo Mankey, la chiave dell'uomo, la chiave dell'esistenza dell'uomo è la scimmia. Perché senza la scimmia non ci sarebbe mai stato l'uomo. Cioè, perché cazzo sto facendo dei ragionamenti filosofici in un gioco Pokémon? Devo solo fare incendio e ucciderti. Oh, perfetto. Bene. Lasciamo i ragionamenti filosofici alle teorie poche. Wow! Guarda come si estende il cazzo che me ne frega del tuo Excadrill che scava la terra. Dai, su. Tra l'altro, non vorrei far durare anche questo episodio 35 minuti come lo scorso. Quindi, se gentilmente acceleriamo lo stempos, magari. Se acceleriamo il tempo, e non sto parlando dei fazzoletti. Chissà perché me l'aspettavo. Chissà perché mi aspettavo di arrivare in un vicolo cieco. Comunque, nel caso non si fosse capito, io sto facendo tutto completamente a caso. E Mianfu, perfetto, questo qua dovrei liquidarlo abbastanza velocemente con Mewtwo, giusto? Cioè, nel senso, Foschisfera e muore.
Cosa? Perché hai retto? Con quale forza della natura sei riuscito? Muori. Ok, perfetto, questo qua è il Pokémon sul quale era super efficace tutto. Perché mi continuano a dire delle cose che non mi interessano? Allora, un attimo. Io, in teoria, dovrei capire perché questo qua c'ha la mamma africana, innanzitutto. Ma soprattutto, perché... Cioè, come funziona sta palestra? Vorticerba, no, stai fermo e muori. Ok. Raga, sul serio, io questa palestra non me la ricordo. Non so come funziona. Io... Stai zitto. Io sto continuamente girovagando nel nulla. Però questa piattaforma qua mi puzza tanto di... Servo a qualcosa? Allora, tu? Ah, aspetta, serve per vedere dall'alto. Ok, un attimo allora. Allora, la piattaforma da raggiungere è quella, no? Aspetta. L'unico modo per raggiungerla suppongo che sia andare da questa parte. Qui. E qui. No, non è il capo palestra, che idiota! E allora io mi ricordavo malissimo. Io mi ricordavo malissimo. Ma tipo male male. Io ricordavo che tipo su quella roba di sopraelevata c'era il capo palestra. Che balle quando trovo quelli di tipo spettro. No, e comunque cioè giustamente ho detto che non mi ricordavo nulla della parte della palestra. Avevo anche la pretesa di sapere dove si trovava il capo palestra. Legit Creepy Stories, davvero legit. Livello 32 per Mew, tu. E boh, non lo so, metterei in campo un New 3DS XL che ha full vita. Ma giusto per metterne uno. Tra l'altro, per ora in sta palestra qua sto trovando solo Pokémon scarsissimi. Cioè, non vorrei essermela chiamata che poi adesso giro l'angolo e trovo Lugia. E nulla, sono stato stoppato di nuovo. Sto stoppando più volte questa parte che l'intera serie. Ma comunque, allora, curiamoci Mewtwo e proseguiamo perché dobbiamo arrivare da Raffan. E nulla, adesso io tecnicamente non ho neanche il controllo del tempo, cioè non so quanto ci sto mettendo. Di conseguenza l'episodio non so quanto durerà, quindi non me ne vogliate. Io devo capire come fare a... Io, no, devo capire dove sono, raga, sennò va a finire male qua. Perché questa... No. Farai schifo nel cervello. Comunque, se sentite la sedia che fa casino è perché, boh, si è staccato un pezzo, non lo so in realtà. Allora, vibrava, ora non più. Questa qua è una battuta che forse andava di moda nel 2014, forse. Foschi Sfera, vediamo se riesco a buttarti giù subito. Quasi. Lui fa Nemesi, che è tipo la seconda volta che la vedo in questo episodio. Ok, vibrava è andato, ottimo. Raga, sto Mew qua, cioè sti Mew qua crescono, che è una mani... Che è, cioè, è assurdo. Lo so... non so perché, ma io mi aspettavo di addormentarmi, ne ero sicuro al 100%. Svegliati. Oh, no, non è possibile. Cosa ha fatto? Oscuro tuffo. Puoi gentilmente scomparire. Smolecolati, atomizzati. Ti liofilizzo. Muori. Regge. E continua a fare oscuro tufo. Prima o poi i pipì di oscuro tufo ti finiscono. Non è che durano all'eterno. Tra l'altro non vi ho fatto vedere le statistiche di Cynthia. Adesso ve le faccio vedere. Ve le faccio vedere. Sicché, essendo statistiche sono femminili. Sta palestra qua raga è un inferno. Allora eccolo qua. Allora, ha delle statistiche più o meno tutte buone. Soprattutto delle buone difese. Ed è abbastanza veloce. Abilità ventose. Gli attacchi sono un po', diciamo, titubanti. Però, insomma, ci possono stare anche loro. Oh, perfetto, fermi. Penso che il capo palestra sia lì. Quindi io devo raggiungere quella zona là dietro. Fatemi capire, però, come. Perché ora qua io sono sopraelevato. Però se io vado di qua... Allora, ok, penso di aver capito come. No, però lì è chiuso. Lì pure. Lì pure. Allora, ok, forse ci sono. Allora, scendiamo da qua.
Dovremmo arrivare qui. Da qui facciamo il giro. Ma no, lì scavalco. È un casino. Come si fa? Ok, no, di qua nulla. Oh, la soluzione penso sia suicidarsi. Sì, sì, dovrebbe essere proprio quella. Dovrei raggiungere quella linea lì, ma non trovo il collegamento. Ok, aspetta, qua c'è della gente nuova, penso. Oh, qui non c'è nulla, però qua. Eleviamo un attimo. Allora. Dio mio, che rebus. Fermi. Ora, io sono qua. E invece di andare qua, io mi faccio il giro bello. Vado qua. E perfetto, non c'è nulla, ragazzi. Hashtag creepy stories alla settimana enigmistica. Lo so che mi volete tutti. Non dirmi che sono tornato. Sono tornato all'inizio. Fate un applauso per piacere. Ora appoggiate il vostro dispositivo. Fermatevi e applaudite. Perché qua c'è un problema di deviazione mentale di questo youtuber che non capisce dove deve andare. Ora, calma. Devo cercare di arrivare là. Non è che ci siano moltissime possibilità, eh. Ok, forse ci sono. Ok. Ok, dovrei avercela fatta. Sì! Oh! Dio mio, i miracoli dell'esistenza. Allora, fermi, fatemi curare perché c'ho i fili in giro. Allora, fermi, di acqua fresca ne ho una. La diamo a Mewtwo. Poi abbiamo... c'ho delle iperpozioni in teoria. Che vabbè, sì, io le spreco, raga, non si sa mai. Non rischio nulla perché poi va a finire sempre che quando io non rischio, perdo. Quindi spreco i rimedi e... Amen, sono arrivato dal capo palestra, io al centro Pokémon non ci torno neanche a pagarmi. E direi di mettere davanti Trottola, non so perché ma mi sento di mettere davanti lui perché sento che può dare tanto. Gli devo dare l'accento un po' del sud. Eccoti finalmente, alla buon'ora. Forza allora, fammi vedere di cosa sei capace. Nel caso ve lo stesse chiedendo, io non sono capace. Marcellus, cioè è direttamente dall'impero romano questo. Bug catcher però. Però è un bug catcher. E ha un Torkoal. Ok, allora tipo nella scorsa Crazy Lock si chiamava Jonathan, il divino. Torkoal livello 31 contro Trottola livello 32. Ci sta. Idropompa. Idrovampata, perfetto. Mi risponde così, proprio diretto. Mi toglie 3 PS, 5 PS, quello che è. E comunque raga, cioè sto... Ok. Sto Trottola c'ha tipo un botto di PS per il suo livello. Picchia duro. Lui continua a fare idrovampata, guarda che mi brucia. Ci scommetto le palle. Rip palle. Questo coso non aveva difese. Cioè, l'ho devastato. Petilil, ok. Petilil. Petilil, 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 idropompa, qual è il problema? Incendio tipo erba, ok, perfetto. Non aveva chissà quale efficacia. E... ancora un attimo muore, lui fa ancora incendio. Spero che non abbia tipo l'attacco speciale della Madonna, perché altrimenti muoio. E non ha effetto su Petilil, ottimo. Allora, idropompa, vabbè che è un po' sprecato. Lo sapevo io, ma me lo sentivo nell'esistenza. E mo devo andare di ghigliottina per forza, raga, perché tanto l'altra mossa non ce l'ho. Né con molta scelta. Dovrei trovare un modo di levare muro di fumo. Ghigliottina, è incolume. È vero, un livello maggiore, minchia. Qua parte la smadonna, ve lo giuro. Allora, mettiamo la pipa, tanto lui si deve ricaricare. Ok, perfetto, sta tremando la luce. Graffio e giù. No, non ti ricaricherai, vero? Ma dai, giura sulla madonna. Ok, ricordiamoci la non sclero challenge. Non devo impazzire. Non devo impazzire, vento gelato. Stai fermo. Se ti curi un'altra volta ti distruggo. Spada solenne. Aia! Statico, godo, muori. Ok, perfetto. È l'ultimo. Davvero. Vabbè. Mettiamo in campo Stunfisk e concludiamola in bellezza, signori miei.
Bulbasaur livello 31, mi spiace ma non sono un Okemol. Ma che mollo, 20 argenti o è giù. Si spera. Almeno bustati, non lo so, fai qualcosa. Non ha fatto nulla. Leggimente vuol dire che la prossima mossa attacca sicuro. Guarda che mi fa il one hit che io. No, rivincita, perfetto, tranquilli tutti. Caduta massi a sto punto. Cioè, non, gli ho leccato la cappella praticamente, non gli ho fatto nulla. Non so cosa... Caduta massi, non lo so. Uno, due. Ovvio, ovvio, giustamente. Vero che non ti ricarichi, botta. Ma vaffanculo, va, dai, non ci crederò mai. Muori, oh, via. Battuto Rafan, signori miei, o Marcellus, chiamatelo come volete. Ole, accidenti, va bene, dai, basta però, dammi la medaglia e vattene, perché mi hai già fatto salire il nazismo. Tu mi farai tornare subito all'inizio, vero? Vero? Sì, tutti poco, sì. Oh, Drago Artigli, finalmente, dopo dell'MT del cavolo mi danno Drago Artigli. Grazie, Rafan, tu sì che sei un vero idolo. E dove... Qua, non ha senso, però va bene lo stesso. Ok, perfetto. Cosa avrà organizzato Rafan se non il Pokémon World Tournament? Ehi, anche tu hai vinto la medaglia. Anche tu hai vinto la medaglia, ben fatto. Sai, pensavo una cosa. Se ho conquistato queste medaglie, certamente grazie ai miei fedeli Pokémon. Tra allenatori e Pokémon si instaura sempre un rapporto che va ben oltre le Pokéball. Se non fosse così, non avrebbe più senso dare la caccia al povero Purloan. Esattamente. Ah, ma pensa, allora vi conoscete. Tutte e due avete dimostrato grandi qualità, ragazzi. Perciò vi porto in un bel posto. Mi dai tempo per stoppare l'episodio, tipo, che non ho, che non è che ho tanta voglia di fare Pokémon World Tournament da subito. Quindi se gentilmente mi fate andare a curare. Perché nel prossimo episodio sì, ci sarà il Pokémon World Tournament da fare, che è, contro ogni aspettativa, è un torneo. Ditelo che non ve l'aspettavate. Ditelo. Dite che non ve lo aspettavate. Non ve lo aspettavate. Vabbè, concludo qua, che forse è meglio, che sto sclerando. Quindi, signori miei, se questo episodio vi è piaciuto, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, che come al solito questo è una sidebar, e passate ai social, che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.